Ciao! Allora ragazze e ragazzi, sono finalmente tornata attiva su YouTube e il primo video assolutamente che dovevo fare era quello di collaborazione con Eleonora. Infatti questo è il video di maggio, anche se ormai siamo praticamente alla fine, e questo mese si parlava di balsami. Quindi questo mese io e Eleonora dovevamo recensire il nostro balsamo preferito. Lei l'ha già fatto da mo', io sono ovviamente in ritardo per motivi che sapete ormai, e quindi eccomi qui finalmente con la mia recensione. Prima di tutto devo salutare assolutamente la mia carissima collega e le mando anche un bacio. E passiamo subito al mio balsamo preferito. Il mio balsamo preferito, come sicuramente ormai molti di voi sapranno perché ormai mi conoscete, è Shining di Lush. Ne ho parlato abbondantemente, ne ho parlato nel mio video di routine dei capelli, quindi ormai sicuramente molti di voi lo immaginavano. Shining è il mio balsamo preferito. È un balsamo leggerissimo e questa direi che è la caratteristica principale di questo prodotto. Non è facile trovare balsami leggeri perché di solito i balsami tendono ad essere prodotti che ammorbidiscono, districano, nutrono anche il capello. Quindi di solito tendono ovviamente a contenere oli, burri, insomma ingredienti abbastanza pesantini. Questo qua invece è veramente leggerissimo ed è il balsamo in assoluto più leggero che io abbia mai provato. Per i capelli grassi secondo me è fantastico. In realtà va bene per tutti i tipi di capelli, però ripeto, io ho i capelli grassi, quindi io ovviamente parlo per me e secondo me è fantastico, veramente, è il migliore in assoluto che io abbia mai provato. Allora, che cosa dire di questo balsamo? È un prodotto di Lush e è un prodotto che contiene principalmente alghe e limone, ha dentro tanto tanto limone. E di questo parleremo dopo, quando parleremo dell'inci. Sul sito di Lush c'è scritto che ammorbidisce i capelli senza appesantirli e il rosmarino, la lavanda e il limone fresco li fanno splendere. Va bene per tutti i tipi di capelli, anche quelli dei vegani. Infatti è un prodotto vegano e questo è certificato dal simbolino che c'è qui. I prezzi sono questi, allora 100 grammi 5,75 euro, il clacson ovviamente, 230 grammi 11,50 euro, quando non c'è l'ambulanza c'è il clacson, intanto mi vedrete diventare di colori diversi perché sta cambiando la luce, 500 grammi 17,95 euro, il formato che prendo io è sempre quello da 230 grammi, che è quello classico insomma. La grandezza classica dei balsami e degli shampoo. Allora, l'inci. Sull'inci c'è qualcosa da dire, perché l'inci è questo pezzo qua. Ve lo faccio scorrere velocemente così potete leggerlo, anzi non c'è neanche bisogno di scorrerlo perché è molto corto. Infatti questo è l'inci. Però attenzione, allora, come avrete visto, ci sono un po' di pallini rossi. Il primo pallino rosso che troviamo è il quinto ingrediente ed è il propilene glicol. Il propilene glicol è effettivamente un ingrediente che non è il massimo, è un solvente, è uno dei solventi più forti, più potenti, più efficaci che esistano, però è di derivazione sintetica. Quindi non è sicuramente un ingrediente che fa bene, diciamo. Tra gli altri bollini rossi che troviamo sono il cetrimonium bromide, che è anche lui sintetico, e poi alla fine ci sono tre bollini rossi che sono rispettivamente l'olio essenziale di limone, la resina di benzoino e il succo fresco di limone. Ora, questi tre ingredienti sono in realtà ingredienti assolutamente naturali, l'olio essenziale di limone è assolutamente naturale, la resina di benzoino è una resina, quindi è assolutamente naturale, il succo fresco di limone è ovviamente naturalissimo. Ora,
Il limone sul mio dizionario è considerato pallino rosso. Attenzione però, c'è una spiegazione specifica. È considerato pallino rosso perché il limone, l'olio essenziale soprattutto di limone, tende ad essere molto fotosensibilizzante e può dare anche problemi di allergie. Diciamo che non è difficile essere allergici all'olio essenziale di limone, ma è una cosa abbastanza comune. Quindi questi sono i motivi per cui è un pallino rosso. In realtà, se non siete allergici al limone e se non vi spalmate addosso al limone prima di andare a prendere il sole, non vi fa assolutamente niente di male. Quindi io non sono molto d'accordo con questi pallini rossi. Vanno un po' presi con le pinze, secondo me. Quindi insomma, questi, cioè io sinceramente tre pallini rossi li toglierei e quindi a mio parere ne rimarrebbero soltanto due, che sono il propilene glicol e il cetrimonium bromide. Gli altri, a parer mio, sono assolutamente tutti verdi. Una cosa che lascia un pochino perplessi è il sodium lauryl sulfate. Voi lo sapete, di solito c'è, cioè, di solito il sodium lauryl sulfate c'è nei prodotti che lavano, perché è un tensioattivo. Il fatto che sia in un balsamo, anche se non è tra i primi posti, però il fatto che sia in un balsamo lascia un attimino, boh, cioè un po' sorpresi, perché non capisco sinceramente a cosa serva in un balsamo. Comunque, boh, vabbè, comunque alla fin fine se non lo mettete, cioè, io il balsamo consiglio comunque sempre di non metterlo sulla cute, ma di metterlo solo sulle lunghezze. Sia perché, vabbè, di solito i balsami comunque tendono appunto un pochino ad ingrassare, quindi se avete già i capelli grassi lo mettete anche sulla cute, non è che sia proprio il massimo. Ma anche perché molti balsami hanno dentro anche dei tensioattivi. Per esempio, il famoso Splendor al Cocco ha dentro dei tensioattivi, quindi cioè se voi vi andate a lavare i capelli e poi andate a mettere un balsamo che praticamente lava anche lui i capelli, è come se vi lavasse i capelli due volte, quindi risulta veramente eccessivo, cioè troppo aggressivo per la cute. Quindi i balsami metteteli sempre solo sulle lunghezze, non metteteli sulla cute. Ok, quindi vabbè, l'inci è un po' così e così, non è un granché. Però a me questo balsamo piace, poi comunque vabbè, non è un inci così schifoso, diciamo che è un po' una via di mezzo. C'è di meglio ma c'è anche di peggio. A me comunque piace e non riesco più a farne a meno perché è veramente un prodotto leggerissimo, mi fa durare i capelli per ancora più tempo puliti, quindi ottimo, veramente un ottimo prodotto. Io ve lo consiglio, specialmente se avete i capelli grassi o misti. E anche se avete i capelli che si sporcano facilmente, ottimo, usatelo solo sulle lunghezze, mettetelo pure in abbondanza, io ne uso veramente tanto, perché anzi, cioè, più ne usate, più vi ammorbidisce i capelli, ma non ve li appesantisce assolutamente. Proprio questo è forse l'unico balsamo che ho notato che più ne mettete, più vi fa i capelli belli, cioè di solito se esagerate col balsamo ve li appesantisce, questo invece ve li fa ancora più belli, quindi non abbiate paura di abbondare, assolutamente. E niente, questa era la mia recensione su questo balsamo, il prezzo è vero, è un po' alto, però ripeto, per me non ce n'è, è il migliore, quindi diciamo che li spendo abbastanza volentieri. E niente, ovviamente è un balsamo a risciacquo, quindi va risciacquato dopo averlo messo. Non è neanche difficile da risciacquare, ci sono i balsami che dovete star lì a risciacquarli veramente per tanto tempo perché magari tendono ad ungere un pochino. Questo si risciacqua veramente in pochissimo tempo, quindi è anche un prodotto veloce da usare, diciamo. E niente, questa era la mia recensione sul balsamo Shining, io ve lo consiglio veramente, del resto è il mio balsamo preferito. Saluto di nuovo la mia amatissima collega e chiunque volesse rispondere con un video di risposta, con dei commenti per dirci qual è il vostro balsamo preferito può assolutamente farlo. Io mi scuso ancora per il ritardo, a breve farò anche il video di giugno praticamente perché
ovviamente come sapete noi facciamo un video al mese per questa collaborazione. E niente, io vi saluto a tutti, vi mando un mega bacio e alla prossima, ciao!